proprio YouTube, io sono Indie e benvenuti qua in questo nuovo fantastico video. Oggi sono qui, anzi ritorniamo qui con le nostre fantastiche interviste. Sono passati quanti? Anni? Mesi? Non mi ricordo quanto è passato dall'ultima intervista che ho fatto. Però oggi sono qui con uno YouTuber non tanto famoso ma che... poverino, non tanto famoso ma che ultimamente ha iniziato a nascere e che sta portando qualcosa che molti altri non portano sul mondo di YouTube, che pochissimi portano. Ladies and gentlemen, diamo il benvenuto alla Gotha von Wolfgang. Oh! Salve gente, t'a posto? Te lo auguro. Allora, come già vedete, già notate tutto quanto, il suo canale diciamo che parla molto sul furry fandom, sul mondo del furry fandom, e lo fa conoscere a moltissima gente che non lo conosce o che vuole provare a entrarci o è curioso. Però voglio fargli un paio di domande, sapere un pochettino cosa lo ha spinto in questo mondo. Quindi iniziamo con la prima domanda: come mai il nome del canale La Gotha von Wolfgang? Beh, semplicemente perché è il mio nome. In questo modo ho pensato di fare la cosa più semplice possibile. Scrivere magari un titolo più complicato avrebbe fatto andare via più persone, magari non ne avrebbe attirate. Ma ho, diciamo, puntato molto sul fatto che mi conoscevano già le persone su Telegram. Quindi, conoscendomi già, avrebbero comunque sia trovato meglio il mio canale, l'avrebbero potuto consigliare agli altri. Insomma, ho pensato che potesse essere più semplice per gli altri trovarmi. Tutto qua. E perché hai scelto di fare un canale inerente al furry fandom? Perché io so che purtroppo il furry fandom non gode di ottima reputazione in giro, però so che ci sono furri là fuori che amano veramente il fandom e che vogliono soltanto le parti positive. E se su internet non ci sono effettivamente fonti che fanno vedere le parti belle del fandom, mi sono detto, caspita, però non è giusto. Io voglio che anche il nostro furry fandom sia apprezzato per il bello che ha. Bisogna solo tirarlo fuori. E dobbiamo essere noi, furry, fursuiters, insomma, noi membri del furry fandom, a tirarlo fuori. E con questi video voglio appunto fare in modo che tutto il bello, tutto l'interesse del furry fandom possa uscire fuori. Ho già visto molte persone che grazie magari a qualche video bello, qualche fursuiters simpatico, hanno comunque apprezzato il furry fandom senza conoscerlo o senza neanche farne parte. Quindi il mio obiettivo è sicuramente quello di far conoscere l'aspetto positivo del furry fandom per fargli prendere una reputazione migliore di quanto non ne abbia adesso. Come sei entrato a far parte di questa cultura? Guardate ragazzi, è una cosa che senti dentro, non... Puoi vedere un sacco di immagini, quello che vuoi, ma quando le vedi, se quando le guardi senti qualcosa dentro che vuoi tirare fuori, ne entri. Non è una scelta, essere un furry è quasi qualcosa che senti dentro tu, perciò l'ho sentito io che dovevo entrarci, ho sentito che qua mi sarei trovato bene e infatti così è stato. Hai in mente i progetti per il tuo canale, oltre a parlare del furry fandom e altro? Beh, sicuramente ho intenzione di fare un sacco di video recensioni sugli eventi furry che ci sono, magari sul Furizon per esempio, o su altri eventi che sono all'estero, perché così possiamo far vedere anche com'è il furry fandom durante i veri e propri eventi dedicati a noi, qui in Italia e qua all'estero. Quindi sì, spero di riuscire a fare parecchie recensioni su eventi dedicati al furry fandom. Cosa diresti a gente che non conosce il fandom per convincerlo a non pensare male di esso? Ragazzi, qui purtroppo dipende moltissimo dalla nostra personalità. Quando magari si vede un furry, un fursuit, subito si ha un'idea positiva o negativa. Non sono quel tipo di domande che magari ci interessa conoscere o magari ci interessa approfondire. Di solito quando vediamo un'immagine del furry fandom o ci colpisce e ci informiamo di più oppure ci disgusta e la buttiamo via subito. Quindi personalmente penso che non ci sia troppo da dire per far apprezzare a qualcuno il furry fandom. È qualcosa che o piace o non piace, quindi dipende soltanto da noi quello che vogliamo, ragazzi, del furry fandom, è inutile. Cosa pensi di poter fare se avrai, che ne so, tot iscritti tipo 1000 o arrivare anche a 2000 iscritti? Beh ragazzi, sicuramente è una cosa impossibile, perché io, non perché sono una persona pessimista, o meglio sì lo sono, ma in questo caso no, perché il punto è che l'Italia non mi sembra un posto dove il furry fandom è particolarmente sviluppato, perciò già arrivare a un numero piccolo di iscritti, anche un centinaio magari, è già qualcosa di grande, perché comunque vuol dire che nel mondo ci sono dei furri che apprezzano quello che offro io. Quindi comunque sia, non ho mai fatto dei progetti per il futuro, non ho mai fatto progetti per quando mi ingrandirò, perché comunque sia l'importante, almeno per questo momento, è far conoscere il furry fandom, non tanto camparci sopra con qualche speculazione, progetto particolare eccetera. Finché la gente ama quello che faccio, io sono contento di poterlo offrire. Tutto qua.
Come mai la scelta di questa fursuite per il canale? Cioè, come mai la scelta di questa fursuite? Beh, se mi stai chiedendo perché ho scelto il lupo, a quanto pare è il lupo che mi stai chiedendo. Sì, ecco, sì. Perfetto, così. Beh, ragazzi, questo ci sarebbe un mondo dietro, ma comunque sia, lo posso riassumere soltanto in una sola parola. Gioco di squadra. Perché il lupo è un animale che senza branco non fa praticamente molta strada, che sia appunto la famiglia, il gruppo di amici, eccetera eccetera. E io nella vita mi sono accorto che grazie a molti aiuti che ho ricevuto da famiglia soprattutto, ma anche di amici, ho realizzato un sacco di cose. Mi ha fatto capire quanto il gioco di squadra sia importante per avere successo. Poi è molto quello che ci fa la famiglia, onestamente. Quindi anche il fatto che il lupo abbia una struttura familiare aiuta molto, perché se i membri della famiglia si aiutano tra di loro, i risultati ci sono, i lavori vengono più riconosciuti, i tuoi sforzi vengono meglio ricompensati. Quindi per me il lupo rappresenta perfettamente il concetto di gioco di squadra, di successo al gioco di squadra. Per questo l'ho scelto. Io mi sono reso conto che il gioco di squadra è importante e quindi il lupo lo reincarna al meglio, secondo me. Non ci sono molti altri branchi che sfruttano meglio il gioco di squadra come quello dei lupi, onestamente. Se dovessi avere degli hater nel tuo canale, che cosa faresti? Ma perché queste domande così a bruciapelo? Non lo so. Domande a bruciapelo? Sono difficilissime. Adesso non l'ho battuta pronta, ma no. Comunque scherzavo. Beh, guardate ragazzi, di hater penso ce ne sia qualcuno, perché ogni volta vedo sempre un non mi piace sui miei canali. Vabbè, magari lo fanno veramente schifo, non lo so, però comunque sia. Se dovessi avere effettivamente degli haters, farò la cosa che tutti fanno nella società moderna: ignorarli. E che altro dovrei fare dopo tutto? Non si può fare altro, non si può sparare, non si può lanciafiamme, non si può usare le granate. Gli insulti ora sono anche questo un reato di diffamazione. Quindi niente ragazzi, possiamo soltanto ignorarli, perché alla fin fine non lo facciamo per gli altri, lo facciamo per noi. Quindi se ci facciamo comunque sia influenzare dal giudizio altrui, vuol dire che noi stessi non crediamo tanto in quello che stiamo facendo. Di conseguenza l'hater può soltanto essere ignorato, perché noi non facciamo qualcosa per compiacere gli altri. Non siamo furri per... Io non sono un furri con la fursuite perché voglio fare questo video. Lo sono perché voglio comunicare una parte di me, e quindi voglio essere un furri per me stesso, non per gli altri. Di conseguenza, se qualcuno dice che sono un pazzo, sarà anche un problema suo dopo tutto, no? Dai. Ora passiamo a qualche domanda non inerente al canale, ma inerente a magari il futuro che potrebbe arrivare su YouTube, o secondo te su YouTube. Ah. Prima cosa, che cosa ne pensi della piattaforma di YouTube per poter condividere video, per poter... questa piattaforma che usi, cosa ne pensi? Beh ragazzi, sicuramente è un ottimo modo per comunicare. Sì, c'è dietro appunto un bel business, però è un business dove si arricchiscono soltanto quelli di YouTube dietro, non tanto gli YouTubers. Però comunque sia, io penso che il YouTube come piattaforma sia un ottimo modo per farsi conoscere, soprattutto far conoscere qualcosa. Io per esempio con YouTube sto facendo conoscere il furry fandom, sto facendo conoscere me, faccio conoscere magari altri aspetti del furry fandom che non tutti conoscevano e che magari possono cambiare la brutta reputazione che c'è dietro. Insomma, sì, far conoscere qualcosa, questo è sicuramente il modo più bello per descrivere YouTube. Dai, ultima domanda: secondo te il tuo canale può arrivare a diventare un lavoro? No ragazzi, non può diventare secondo me un lavoro, per il semplice fatto che ho detto prima. Il furry fandom in Italia non è abbastanza sviluppato, non ci sono eventi particolari dietro, non ci sono particolari attività. Quindi, almeno da quanto mi sono reso conto io per il momento, il furry fandom non è come quello che vediamo in America e in altri stati del mondo. È molto più ristretto, quindi è molto più complicato riuscire a trovarci un qualcosa dietro per un'attività lavorativa. Il mio canale è soltanto un modo per diffondere cose, far conoscere altri aspetti, perciò è soltanto una passione che c'è dietro. Non penso ci potrebbe essere, almeno per il momento, nessun possibile lavoro dietro. Ragazzi, va così. Ok, allora qua finiamo un pochettino con le domande, però voglio chiederti una piccola cosa. Visto che molte persone, un paio forse, si guarderanno questa intervista, come potresti consigliarli di passare a vedere, esplorare un pochettino questo fandom, ma almeno essere curiosi per un po' e non giudicare subitissimo? Diciamocelo, come pubblicizzeresti questa cultura? Beh, pubblicizzare una cultura secondo me non si dovrebbe tanto fare, perché una cultura va amata, non pubblicizzata. Quindi se qualcuno è interessato va a vederselo, se magari qualcuno non è interessato semplicemente non va a guardarlo. Tipo, se io vedo un'immagine di qualcosa che non mi interessa, non la guarderò neanche dopo 10 milioni di pubblicità.
però se proprio devo rispondere a una domanda del genere posso dire che il furry fandom ha tanti aspetti, non soltanto quello cartoon della Fursuit Full, quegli occhioni grossi, è anche molta arte che c'è dietro, e l'arte è l'elemento più bello che c'è secondo me nel furry fandom. Ci sono dei disegni fatti benissimo da artisti di alto rilievo, anche nei videogiochi, nei giochi di carte, ad esempio Spyro, in Spyro Reunited ci sono un sacco di draghi in stile furry, in tanti giochi di carte come Magic oppure tanti altri ci sono immagini molto legati al animali antropomorfi, creature antropomorfe con vestiti, con stile, o anche in vari giochi come LOL per esempio. Quindi alla fin fine, se magari non ci piace l'aspetto pupazzoso del furry fandom delle Fursuit, possiamo apprezzarlo per l'aspetto artistico, che comunque sia molto molto bello. Perciò sì, alla fin fine sono questi elementi che ci possono far apprezzare il furry fandom, a parte il costume, l'arte. Ok, ti ringrazio moltissimo per questa intervista, è stato un onore poterti intervistare e spero tantissimo di poter fare altre collaborazioni un giorno con te. Quindi, finiamo così con questa piccola intervista, spero tantissimo che vi sia piaciuta e vedremo se vi interessa fare o altre collaborazioni con la Cota. Quindi, da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto lasciate una bella zampata sopra mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!